desidero parlarti del lavoro, che è un argomento molto importante, lo sai meglio di me, non devo spiegartelo qui. Voglio parlarti del lavoro dal punto di vista di chi non ha il lavoro, perché capita a tutti prima o poi di trovarsi senza lavoro. Magari sei giovane, vuoi entrare nel mondo del lavoro e non sai da che parte cominciare. Oppure hai già lavorato e sei stato espulso dal mondo del lavoro perché c'è questa strana idea che bisogna continuamente lottare per avere un lavoro. Va bene, voglio passarti 5 idee pronte da applicare nel caso che tu ti trovassi senza lavoro. La prima idea è questa: va all'estero. Ma sì, sei senza lavoro, quindi non puoi stare qui, quindi ti trovi stressato, magari sei anche arrabbiato contro questo sistema che ti ha tolto il lavoro. E allora, se non hai dei legami molto stretti, va all'estero. Cogli questa occasione, perché altrimenti se sei qui, se hai un lavoro, se hai dei legami, non vai all'estero e ti perdi questa grande possibilità. Infatti, andare all'estero è un'esperienza che comunque ti arricchisce. Non parlo di vacanza, ma parlo proprio di inserimento nel tessuto sociale di un altro paese. Sicuramente andando all'estero migliori la conoscenza di una lingua straniera e questo ti tornerà sempre utile anche per trovare lavoro nella tua patria. Inoltre, andando all'estero, trovandoti esposto in prima linea, impari a vendere le tue abilità e a scoprire che tu sai fare decine di cose, non soltanto quelle che sono sul tuo curriculum, ma anche tante abilità che puoi vendere nel mercato del lavoro. Che puoi vendere significa che facendo quello che tu sai fare puoi ottenere del denaro. E poi soprattutto andare all'estero ti permette di scoprire altri punti di vista, ad esempio sull'organizzazione sociale o sul rapporto tra quanto guadagni e quanto spendi per mantenerti vivo per andare a lavorare. Non in tutti i paesi è così. E quando parlo dell'estero non intendo soltanto un paese occidentale. Potresti andare a lavorare in Sud America oppure in Estremo Oriente, potresti scoprire delle realtà completamente diverse. Cogli questa occasione se ti trovi senza lavoro. Va all'estero, è un'esperienza che comunque ti arricchisce. Mi rendo conto che magari ti sembra un consiglio esagerato, non vuoi andare per diversi motivi. E allora l'idea numero due è fa del volontariato. Rimani qui. Se la tua obiezione è stata è troppo lontano l'estero, troppo impegnativo, fa del volontariato. È meglio che stare in casa a dormire, perché utilizzi le tue energie e il tuo tempo per fare del bene a qualcuno. E intanto maturi altre competenze per il tuo curriculum. Quindi, anche se sei senza lavoro, anche se stai cercando lavoro per la prima volta, rimani sempre nella mentalità di qualcuno che vuole perfezionarsi, che vuole imparare nuove abilità, nuove competenze lavorative da spendere nel mondo del lavoro. E inoltre, facendo del volontariato, forse incontri qualcuno con cui potrai lavorare. Perché il volontariato ti mette a contatto con altre persone. Ripeto, è sempre meglio che startene in disparte a lamentarti, oppure peggio ancora, andare al bar a passare le giornate con della gente che si lamenta perché non c'è lavoro, eccetera, eccetera. Rimani attivo, fa del volontariato, usa bene le tue energie, entra in contatto con altre persone e così rimani nell'ottica di chi lavora e di chi si sente utile, perché è molto importante che tu mantenga alta la tua autostima nei periodi in cui ti trovi senza lavoro. La terza idea pronta da applicare è questa: lavora gratis o quasi nel tuo settore. Lo so che sembra assurdo dirti lavora gratis, proprio tu che stai cercando un lavoro, ma se ti hanno espulso dal mercato del lavoro, ad esempio perché dicono che hai un'età difficile per ricollocarti, eppure tu hai delle capacità, perché non andare a lavorare gratis oppure quasi a una paga simbolica? Tanto tu non guadagni comunque, ma il fatto di lavorare gratis nel tuo settore ha dei vantaggi. Infatti, ti permette di rimanere allenato nella tua professione e quindi, piuttosto che stare a casa o al bar a lamentarti, è meglio che lavori gratis nel tuo settore. Così rimani allenato, sei più fresco quando vai a presentarti a un altro posto.
E oltre a ciò mantieni freschi anche i contatti di lavoro, appunto perché scegli di lavorare comunque nel tuo settore. Una quarta idea che puoi applicare per usare bene il tuo tempo senza lavoro è quello di aggiornarti nella tua professione. Cogli l'occasione, sei senza lavoro, quindi hai tantissime ore a disposizione. Una parte di queste ore le userai per cercare lavoro, per rispondere agli annunci, e un'altra parte potrai usarla, ad esempio, per perfezionare il tuo inglese, perché la conoscenza dell'inglese è fondamentale qualsiasi sia la tua professione, qualsiasi sia il tuo settore. Quante volte hai detto, ah, non ho tempo per studiare? Bene, il tempo ce l'hai adesso. E approfitta anche per frequentare dei seminari, spesso sono gratuiti. Le camere di commercio organizzano seminari gratuiti. Ci sono molte occasioni finanziate anche dall'Europa. Informati e cogli l'occasione per aggiornarti, per perfezionarti nella tua professione. Se abiti lontano da queste iniziative, studia in biblioteca. Anche nei piccoli paesi ci sono delle biblioteche. Hai internet. Quindi utilizza l'occasione per diventare più abile, più qualificato nella tua professione. E infine, l'idea numero 5 è questa: migliora la qualità della tua vita. La qualità della tua vita è essenziale, visto che ti trovi ad avere più tempo. Fa dello sport seriamente. Questo serve anche come disciplina. Quindi lo sport non è la partita di calcetto con i tuoi amici, ma può essere un programma. Potresti decidere di correre per 10 km ogni giorno, oppure di camminare per 15 km ogni giorno. Non camminare per andare a rispondere agli annunci economici, ma camminare proprio nella natura. Questo è molto importante. Puoi anche meditare, che è un'attività indispensabile per ritrovare la tua pace interiore e la tua calma. Quindi utilizza questa possibilità del tempo in più che ti è stato concesso da questo sistema che ti ha espulso dal mondo del lavoro per imparare nuove attività. E soprattutto coltiva la spiritualità, perché quello è l'argomento centrale con cui ti vieni a confrontare, se non adesso, ma sicuramente più avanti nella tua esistenza. Approfitta di questo tempo in più che ti trovi a disposizione. Sono aspetti importanti dell'esistenza da coltivare: lo sport, la meditazione, la spiritualità, la cura di te stesso, della tua cultura, della tua formazione. Approfitta della situazione quando sei senza lavoro, cambia il tuo punto di vista, usa queste 5 idee e renditi conto della meravigliosa opportunità che hai per crescere sia come lavoratore, ma soprattutto sia come persona.